Salve, benvenuti al laboratorio relativo all'alfabetizzazione informatica per contrastare il digital divide. In particolare, durante questo video cercheremo di capire in che modo creare, gestire e condividere documenti su piattaforme cloud. Le piattaforme cloud di fatto consentono ad un utente di consultare tutti i documenti che sono stati caricati su tale piattaforma, in qualunque momento lo necessiti. Di fatto, questo strumento sfrutta l'opportunità che ognuno di noi ha di essere collegato ad internet praticamente in qualunque momento, sia tramite smartphone o tramite tablet, che con PC. Il vantaggio di utilizzare degli strumenti di condivisione in cloud è quello che ciascun utente ha l'opportunità di avere disponibili tutti i documenti che sono stati caricati su questa piattaforma e di poterli consultare o modificare in qualunque momento. Pertanto, il cloud altro non è che uno spazio di archiviazione personale che risulta essere accessibile semplicemente avendo una connessione ad internet. Sarà pertanto possibile per ognuno di noi sincronizzare tutti i file in un unico luogo virtuale e poterli modificare, avendoli sempre accessibili senza il supporto di hard disk esterni, pendrive USB o qualunque altro strumento di archiviazione. I servizi cloud, nella maggior parte dei casi, sono gratuiti, talvolta però offrono uno spazio limitato. Naturalmente, per condividere file quali PDF, documenti di testo, presentazioni oppure dei fogli di calcolo sono degli spazi sufficientemente elevati che ci permettono di caricare quantità notevoli di file. Ma se volessimo condividere anche file di tipo multimediale, come ad esempio video, foto o registrazioni audio, che come sappiamo occupano una quantità di spazio superiore, possiamo acquistare una quantità aggiuntiva di spazio di archiviazione pagando solamente pochi euro al mese. Di seguito sono elencate tutte le piattaforme di archiviazione cloud. A titolo esemplificativo, durante questo laboratorio vedremo come utilizzare la piattaforma Google Drive per archiviare i file in cloud e per produrne degli altri sulla base delle nostre esigenze. Quindi, aprendo il nostro account Google, è possibile accedere dall'iconcina in alto a destra a tutte le applicazioni offerte da Google. Durante questo laboratorio, nello specifico, ci concentreremo su Google Drive. Selezioniamo quindi l'icona Google Drive e questa qua è la schermata home dell'applicazione. Selezionando l'icona nuovo, è possibile creare delle nuove cartelle. Ad esempio, creiamo la cartella Pallades e all'interno della cartella è possibile organizzare e archiviare tutti i file che creiamo. Inoltre, sempre nella stessa area è possibile caricare dei file dal nostro dispositivo oppure caricare delle cartelle che contengono all'interno dei file. È possibile creare dei documenti Google, quindi dei documenti di testo, oppure dei fogli di calcolo. Infine, è possibile creare delle presentazioni. Google Drive offre l'opportunità anche di utilizzare degli altri pacchetti operativi e quindi produrre dei contenuti o dei file particolari sulla base delle nostre esigenze. In tal caso è possibile collegare altre applicazioni al nostro account. Di fatto nell'area Il mio Drive avremo tutte le cartelle e tutti i file che abbiamo archiviato sul nostro spazio cloud. Nell'area Computer visualizzeremo tutti i file che sono in fase di sincronizzazione dal nostro PC al nostro cloud. Nell'area Condivisi con me visualizzeremo eventuali file che altri utenti hanno scelto di condividere con noi. E su tutti questi documenti avremo l'opportunità di effettuare modifiche e consultarli in qualunque momento. Infine,
L'area recenti ci permette di visualizzare tutti i file che abbiamo aperto o modificato recentemente, mentre nell'area speciale abbiamo l'opportunità di visualizzare tutti i file preferiti, indicando su ciascun file l'associazione a questa cartella. L'impostazione Gestione invece ci permette di conservare tutti i file che abbiamo deciso di eliminare. Nell'area archiviazione abbiamo l'opportunità di vedere in che modo il nostro spazio fornito dalla piattaforma è stato occupato e quindi ci dà all'interno di questa barra l'opportunità di vedere quale parte è stata utilizzata e qualora avessimo utilizzato tutto lo spazio fornito gratuitamente, abbiamo l'opportunità di acquistare dello spazio aggiuntivo di archiviazione. Andando quindi nell'area Il mio Drive, aprendo la cartella che abbiamo creato, possiamo creare tutti i documenti che vogliamo. Di fatto, per ogni categoria di documento, Google ci dà l'opportunità di scegliere sia dei modelli che contengono dei template preimpostati, come ad esempio modelli per il curriculum vitae piuttosto che lettere di presentazioni o dei documenti di tipo personale o di carattere lavorativo o didattico, nel caso in cui abbiamo l'esigenza di sviluppare delle relazioni o di elaborare degli appunti su corsi. Diversamente, Google ci dà l'opportunità di partire da un documento vuoto e della scelta che utilizzeremo al fine di vedere tutte le funzionalità che possono essere gestite con questo strumento. Di fatto in quest'area abbiamo l'opportunità di modificare il nome del file, lo chiameremo Pallades testo, e ci appare l'iconcina salvata in Drive e la cronologia delle versioni. Di fatto questa è la prima versione che viene generata del presente file, ma in quest'area abbiamo l'opportunità di consultare tutte le versioni precedenti. Questa è l'iconcina che ci permette di aggiungere un file a speciali. Inoltre, tutte le funzioni che vediamo sulla barra degli strumenti ci permettono, aprendo la sezione file, di condividere il documento con altri utenti, di aprire un nuovo documento di lavoro, sia di tipo testuale che un foglio di calcolo, una presentazione. Abbiamo l'opportunità di aprire in Drive degli altri documenti che abbiamo caricato. Oppure abbiamo l'opportunità di creare una copia del file nel caso in cui abbiamo l'esigenza di avere due versioni dello stesso file su cui effettuare le modifiche. Inoltre è possibile inviare il file per email, scaricarlo in base a tutti i pacchetti operativi che abbiamo installato sul nostro dispositivo che permettono la lettura del presente documento, renderlo disponibile offline. Questa è una funzione molto importante nel caso in cui non abbiamo l'opportunità di accedere al documento tramite internet, possiamo comunque modificarlo anche senza il collegamento alla rete. Qui abbiamo un altro modo per visualizzare tutte le versioni precedentemente modificate del documento. Nell'area rinomi invece possiamo modificarne il nome, possiamo spostarlo da diverse cartelle del Drive. Questa è una funzione più avanzata che ci permette di aggiungere delle scorciatoie per fare delle modifiche o de gestire delle azioni in modo veloce tramite Drive. È possibile eliminare il file, pubblicarlo sul web, visualizzare i dettagli del documento, quindi chi ha creato il file, qual è la data di creazione, qual è l'ultima modifica. Infine, possiamo modificarne la lingua utilizzando la lingua che più riteniamo opportuna per la scrittura del documento e nella sezione impostazione pagina abbiamo l'opportunità di modificare i margini, l'orientamento della pagina, il formato della carta utilizzato oppure il colore di layout del documento. Infine abbiamo l'opportunità di stampare il documento in formato cartaceo. Nell'area modifica invece abbiamo l'opportunità di gestire operativamente le azioni che compiamo sul documento. Ad esempio, scrivendo documenti Google e andando nell'area modifica possiamo annullare la digitazione oppure ripeterla. Possiamo, selezionando parte del testo, tagliarlo e copiarlo in un altro punto, oppure possiamo copiarlo ed incollarlo e mantenendolo quindi in questo punto del documento e incollarlo subito di seguito.
Inoltre è possibile incollare il documento senza formattazione, è possibile selezionare tutte le informazioni presenti sul nostro file ed eventualmente eliminarle, oppure è possibile trovare e sostituire alcune parti di testo, quindi in questa prima barra inseriremo la parola che vogliamo trovare o la frase o l'espressione. E in sostituisci inseriremo la parola con cui modificarla. In visualizza abbiamo l'opportunità di modificare la visualizzazione del file, quindi mostrare o meno il righello, piuttosto che altri strumenti. Inoltre, nell'area inserisci possiamo inserire tutti i contenuti che riteniamo opportuni per personalizzare il nostro documento, quindi possiamo caricare delle immagini, possiamo inserire delle tabelle. Possiamo inserire dei disegni, possiamo inserire dei grafici collegandoli direttamente a dei fogli di calcolo, possiamo inserire date odierne, note a piedi pagina o in cima alla pagina. Possiamo utilizzare dei modelli precompilati, ad esempio, per prendere degli appunti delle note, oppure possiamo inserire dei caratteri speciali o delle funzioni di carattere matematico. Questo è molto importante nel caso in cui i nostri figli hanno l'esigenza di inserire queste informazioni o questo genere di elaborazioni nel contesto scolastico. L'area formato ci permette di modificare tutti i caratteri di visualizzazione del nostro file. Di fatto è possibile modificare gli stili del paragrafo e quindi assegnare degli stili predefiniti in funzione del paragrafo che stiamo scrivendo, nel caso in cui scriviamo un titolo, un sottotitolo oppure le diverse intestazioni. Possiamo allineare il testo a sinistra, al centro, a destra oppure giustificarlo. Questo è possibile farlo anche dalle concine che vediamo qui sulla scorciatoia degli strumenti. Possiamo aumentare o ridurre il rientro della pagina. La spaziatura tra riga e paragrafo ci permette di aumentare l'intervallo di spazio che c'è fra un rigo ed un altro. È possibile modificare la visualizzazione del testo facendola apparire o su una pagina unica o in due colonne o in tre colonne. Possiamo creare degli elenchi, inserire dei numeri di pagina, modificarne l'orientamento. L'altra area strumenti invece ci permette di ricorrere a degli strumenti per fare un'analisi di tipo qualitativo del documento, quindi è possibile gestire eventuali errori di ortografia e grammatica facendo un controllo ortografico, mostrando suggerimenti grammaticali e ortografici. È possibile contare le parole, questo è molto utile nel caso in cui dobbiamo scrivere delle relazioni che hanno delle lunghezze predefinite. Possiamo esaminare delle modifiche suggerite direttamente da Google per modificare il nostro documento, possiamo confrontare più documenti, inserire delle citazioni e altre funzioni che ci permettono di migliorare la qualità del nostro documento. Infine, in componenti aggiuntivi possiamo aggiungere degli altri componenti che riteniamo utili ai fini dell'elaborazione del documento. E nell'area guida, nel caso in cui abbiamo difficoltà a compiere determinate azioni, possiamo chiedere a Google in che modo eseguire queste modifiche.